ton journal intime. Non. Pourquoi tu caches alors? T'as rien à faire? Je parle. Vas-y, bouge là, c'est bon. Voilà, je sais pas. È sospeso tra passato e futuro, Le Retour di Catherine Corsini, un ritorno indietro in Corsica, nei luoghi amati ma poi abbandonati in circostanze drammatiche da parte di una madre con due bambine piccole, un rilancio in avanti 15 anni dopo, sempre in quegli stessi paesaggi geografici e umani, per lei che presta servizio nella villa di una ricca famiglia parigina in vacanza sull'isola e per le sue figlie ormai adolescenti. C'est moi le bébé là? Oui. Là aussi? Mm-hmm. Incrocia le generazioni, il film della regista della Fracture, e anche qui, come nel suo lungometraggio precedente, l'analisi delle relazioni interpersonali si nutre di sospensioni, conflitti sotterranei, lacerazioni. Fedele alla sua poetica, indagatrice della complessità dell'orizzonte femminile, Corsini somma il proprio punto di vista con quello delle due ragazze, assai diverse per formazione scolastica, temperamento e approccio alla vita, e per questo complementari. Mais tu fais quoi là? Ne me touche pas. Voilà. On s'amuse. C'est bon. Non, j'ai pas envie là, je travaille. Farah! Nelle tentazioni estive, negli incontri inaspettati, nelle bugie segrete, nelle verità dolorose e soprattutto nella maturazione di una coscienza, Le Retour rivela le coordinate narrative del racconto di formazione. Una ricognizione giovanile collocata in uno snodo esistenziale decisivo, senza troppi filtri, che si avvicina a quella di altri cineasti francesi che lavorano sulle stesse dinamiche come Kechiche o Céline Sciamma, non possedendone tuttavia la stessa profondità esplorativa e l'identica perturbante sensibilità. Oh, il est jeune papa là-dessus. C'était à peu près le moment où on s'est rencontrés. Vous aviez quel âge? Moi 21 et lui 23. Film sulle radici, sulla diversità, culturali, sociali, razziali, Le Retour mostra in effetti una programmaticità alquanto schematica, mossa dalla frammentazione del nucleo familiare composto da Khedija, Jessica e Farah e finalizzata alla coniugazione degli opposti, i colori della pelle, il bianco e il nero, lo slancio protettivo l'una verso l'altra delle due sorelle. Limiti percepibili in sede di sceneggiatura, compensati però, almeno in parte, dalla fresca naturalezza recitativa delle interpreti delle due adolescenti, inquiete e ribelli, ma intimamente solidali. Ok, 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 on descend, on descend.